Come YouTube, e bentornati nel grigio, la zona di grani. Oggi ragazzi qua in questo nuovo posto, niente, oggi ragazzi qua a parlare di una nuova notizia della Juventus. Ragazzi adesso farò due o tre video penso, perché bisogna caricarli così in fretta e furia. Spero che in questa calda notte di 1 luglio, perché sì ragazzi oggi è il 1 luglio e io aspetto notizie, perché la Juve ha detto che il 1 luglio li rivelerà tante cose. Allora aspetto notizie. Detto questo, oggi ragazzi proprio la trama Cuba che mi vedi solo a me, perché questa è la Grand Zone, la zona di grane. Quindi ragazzi, è l'una di mattina, anzi 1:30 di mattina, ma io continuo a fare questo video perché devo farli, raga, perché non posso, ma non parlo mai, raga, perché sono sempre occupato. E allora domani mattina vado al mare, ma adesso si parla di Juventus, si parla in questo video qua dell'ufficialità di Adrien, Rabiot. Ragazzi, un mese fa, perché io ve le dico le notizie, io un mese fa, ho detto, la Juventus è in mano a Rabiot, la Juventus l'80% prenderà Rabiot. Ho fatto la miniatura, Rabiot diceva in una nuvoletta: io voglio la Juve. Adrien Rabiot dove è andato? Adrien Rabiot è andato alla Juventus. Ragazzi, queste sono le mie fonti, raga. Io intanto qualcosa riesco anche a sbirciare. E dopo questo video qua farò anche un video su Pellegrini, perché ragazzi, Pellegrini spinazzola lo scambio, perché ragazzi io gente come tifosi della Juve li odio ogni tanto. Dopo ne parliamo nel prossimo video. E poi raga, dopo quei due video lì farò la Juve che io farei, ma raga ormai abbiamo preso tutti, cioè io la Juve che farei la volevo fare 2 settimane fa, e ragazzi voi forse non ci credete, ma io la Juve che farei l'avrei fatta proprio praticamente con i giocatori che stanno acquistando. E vi dirò anche una cosa di mercato nel video di Spinazzola e Luca Pellegrini, quindi non perdetevelo. Allora ragazzi, comunque parliamo di Adrien Rabiot, è arrivato a 0, 4 anni di contratto a 7 milioni di euro all'anno. Per me acquisto assolutamente inutile. Ma perché? Ma perché? Non perché è scarso, ma perché? Cosa ci serve adesso noi un Rabiot nel centrocampo della Juventus? Un Rabiot nel centrocampo della Juventus non serve una beata minchia, perché noi abbiamo Sammy Khedira, che secondo me se ne andrà, Blaise Matuidi, che secondo me se ne andrà, e quindi togliamoli. Abbiamo Bentancur, abbiamo Ramsey, abbiamo Pjanic, abbiamo aspetta, abbiamo Bentancur, Ramsey, Pjanic, adesso abbiamo Rabiot. Aspetta, manca uno, mi sembra. Emre Can 5, ok. Noi, se dovessimo mai prendere ancora un centrocampista, io spero che arriverà ancora un centrocampista, perché secondo me non abbiamo preso un top player in centrocampo, perché Ramsey è un buon giocatore e Rabiot è un buon giocatore, ma non sono top player da dire, minchia, uno dei 5 più forti al mondo. Non sono così, e neanche Pjanic, ragazzi, io lo dico subito. E ne abbiamo 5. Arrivasse uno come Pogba, e io spero, io continuo a sperare, 6 centrocampisti sono troppi. Ed è per questo che io continuo a dire che questo acquisto qua è sprecato. Ma perché è sprecato? Ma in realtà non è sprecato, perché comunque qua ti farai una plusvalenza, penso al 90%, perché comunque preso zero è difficilissimo che vada a rescindere il contratto di nuovo a zero. Quindi penso al 99%, non al 90, al 99%, almeno una plusvalenza di 15-20 milioni ce l'abbiamo, direi. Però vabbè, questo non è il caso, però io con l'acquisto di Rabiot penso che stiano sfumando le trattative che portano o a Milinkovic o a Pogba. Ma Milinkovic io non lo voglio. A Pogba soprattutto. Però Pogba, perché ha scelto già la Juve Pogba? Ed è questo che mi fa pensare che secondo me Pogba potrebbe ancora arrivare. Però la Juve giocare con 6 centrocampisti, tra cui Bentancur, Pjanic, Rabiot, Ramsey e Pogba, sono 5 su 6 che hanno una tecnica inaudita, cioè raffinati. L'unico picchiatore, tra virgolette, è Emre Can, che per me in questo centrocampo attualmente della Juventus dovrebbe essere assolutamente un titolare. Perché è questo che io penso di Emre Can. Per me ora centrocampo giusto per la Juventus sarebbe con Emre Can. Adesso non ve lo vado a dire, ve lo andrò a dire nel video che farò della Juve che vorrei io con questa squadra attualmente e quella che farei io in generale. Però ragazzi, per me comunque
L'acquisto di Ramsey, sì, di Ramsey e di Rabiot è un buon acquisto, però non so dove collocarlo. In questo momento io non lo metterei titolare. Nella Juventus non, per me non sarebbe titolare. Però vabbè, io starò a vedere e sarò felice di essere sorpreso. Per il resto, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Non voglio fare troppo lunghi perché sennò veramente caricheranno tra 26 ore. Raga, vi saluto, vi do un invito a guardare il video che uscirà tra Spinazzola e Luca Pellegrini dello scambio. E ragazzi, lasciate like, iscrivetevi al canale. Bella ragazzi, Adrien Rabiot è un nuovo giocatore, quindi noi da oggi lo tifferemo. Forza Adrien, dai, spacca tutto.